Dovrebbe essere più aperta ai cittadini e magari dargli a loro la possibilità di vivere emozioni tipo quella di oggi. È molto chiara l'idea che Alessio ha di come dovrebbe essere la sua città, Arezzo. Più aperta ai cittadini, ma soprattutto più inclusiva. Un bel esempio lo ha certamente dato l'iniziativa dell'ACI in collaborazione con l'Associazione Persone Down Sezione di Arezzo, la Scuderia Etruria e l'Associazione Guidare Sicuro. La possibilità di partecipare nel seggiolino appunto accanto al guidatore, quindi con grande esperienza di guida, la persona che gli accanto, ha un emozionante corso tra virgolette di guida sicura. Quindi gli fanno provare praticamente tutte quelle che sono le tecniche, poi la guida su ghiaccio, su acqua, diciamo quelle che sono attraverso questi strumenti, con un'esperienza unica, rilasciandogli poi al termine questo che è un vero e proprio attestato che noi abbiamo redatto per loro, in modo da fargli ricordare questa giornata e per farla anche considerata come un giorno di inclusione ulteriore per loro, e quindi speriamo sia anche una giornata molto bella per loro e noi abbiamo voluto offrire questo. È stato bellissimo, una guida molto svelta, molto bellissima, grazie. Senti, ma qui si passa da attori a insomma piloti di rally, fate qualsiasi cosa. Mi piacerebbe fare il pilota veramente. Lo preferisci all'attore? All'attore, da pilota, tutto insieme. È stato veramente un'esperienza nuova, perché questa era una prima iniziativa che come Automobile Club abbiamo promosso per cercare di avvicinare appunto quei ragazzi con la sindrome di Down, ma non solo loro, con tutti quelli affetti, certo quelli diversamente abili in questo senso, per far provare queste vetture da gara con i nostri piloti in sicurezza, e quindi era un motivo e un'occasione per passare una giornata in maniera completamente differente. Quindi mi sembra ci siamo riusciti, perché il tempo ci ha assistito indubbiamente, i ragazzi hanno partecipato, sono emozionati tantissimo, sono stati veramente, è stata un'esperienza per loro e per noi veramente molto bella. Il rombo dei motori oggi diventa strumento di inclusione sociale per questi ragazzi con la sindrome di Down, ma insomma la sicurezza stradale è sempre importante. Sì, indubbiamente la sicurezza stradale è sempre fondamentale, e noi quindi tra il nostro sport, tra la nostra associazione di guida sicura, cerchiamo di promuovere, di creare comunque una cultura a favore di comunque una mentalità diversa che purtroppo ancora non è molto, molto presente nella comunità, dato che comunque non si ha ancora una buona idea di cosa vuol dire guidare e non farsi guidare dal veicolo, ecco. Oggi avete fatto provare anche il vostro veicolo, quello che simula anche l'incidente stradale? È un veicolo che simula in pratica una guida in un fondo umido, in un fondo ghiacciato, e si ha una perdita del posteriore e si insegna a controsterzare per riprendere appunto il veicolo, ecco. Nel parcheggio dell'Eden il rombo dei motori ha conquistato tutti. I ragazzi hanno potuto provare l'ebbrezza di diventare piloti per un giorno, e l'invito è appunto ad organizzare giornate così un po' più spesso. Io sono del 89 e negli anni 90 la città offriva più occasioni di questo tipo, però ora è un po' pezzo, quindi vorrei che la città desse un'altra volta opportunità per far vivere ai cittadini queste emozioni. Bene, tutto bene, mi sono divertito un casino. Io sono a Firenze, ma la mia mamma era di Montanare. E qui Arezzo per me è la più bella cosa che ho trovato, perché Firenze mi garba più Arezzo. Perché ti piace Arezzo? Arezzo, la gente è cordiale, poi piccola come città, è proprio bella, insomma accogliente. A Firenze sono tutti scorbutici. Ho saputo che l'AIMER sta fregata a Fiorentini. Sì, che non va mica bene così. La sai lunga, grazie Lorenzo. Non te la ridare. Un saluto, ciao a tutti, stai bene.